Ma chi te l'ha detto? La radio! Ma la radio ne dice tante dei fregnacci! Ah, finalmente, 9 e 22 minuti. Alessia Fedele, buon weekend e buongiorno. Buongiorno, finalmente. Da una soleggiata a Milano. Davvero? Sì. Anche da noi c'è adesso, in questo momento. C'è un sole bellissimo e non c'è neve, neanche qui. Gradi? No, non sono ancora uscita fuori, devo essere sincera. Però c'è il sole ed è di per sé una grandissima novità. Ed è una notizia, certo, novità, notizia. Sì, sì. A Milano e anche qui in questo momento ci ha regalato sei... La neve a Roma quest'anno non vuole scendere. C'è stato qualche problema in periferia. Già ieri qualche fiocco l'ha fatto e abbiamo visto sui giornali oggi foto di autobus impantanati. Ma fino a questo momento siamo salvi, cara. Leggevo di Twitter di Gianni Alemanno in cui dice alla sinistra che è romana che porta sci e vuole che nevi. Insomma, diciamo che le condizioni atmosferiche ancora non vengono condizionate dalla sfiga politica. Esatto. Possiamo parlare di politica. No, non si può, non si può. Parliamo subito di altro. Le tasse. Sì. Non parliamo di Italia, ma di Stati Uniti, in questo caso è Canada, perché parliamo di Pamela Anderson, la bagnina feticcio di Baywatch. Sì. È stata già nel 2009 inserita nella classifica dei 500 contribuenti più morosi d'America, nonostante lei sia canadese di origine. Ma pensate. E la cara Pamela non solo nel tempo ha provato a fare Ballando con le Stelle, adesso Pattinando con le Stelle in versione americana, per diciamo mettere un po' di fondo cassa nel proprio conto in banca per pagare le tasse, diciamo tutto ciò non è bastato. E sembra le sia arrivata una cartella esattoriale di oltre $31,000 da pagare per una proprietà, in questo caso in British Columbia, quindi in Canada. Ma già in passato insomma doveva pagare delle cifre astronomiche, oltre $260,000. E quindi insomma diciamo che i cattivi contribuenti non sono solo da noi, e poi peraltro va detto che là non sono morbidi, no, assolutamente. Infatti lei è da chiaro un po' che non faceva nulla, ha detto ok, faccio vari reality che sono sempre diciamo la carta di salvezza per molti VIP in discesa. Ma quanto chiama lei adesso? Quanti, lo so che non si chiede, è una cosa pessima da parte mia, però... No, in realtà non lo so, però comunque è una che continua sempre a far... Sì, ci sono le foto, cioè, dove lei è in bikini comunque ancora... Ecco, c'è grande seguito, appunto, diciamo quell'immagine è un po' sfiorita oramai. Senti che sigla che ti ha messo Mirko Buonocore, questo è il... Vedevi Baywatch? Sempre sul pezzo, esatto, sempre sul pezzo. Sì. Lo vedevi tu Baywatch? Ma certo, come non vederlo. Dopo un po' mi stufavo, però sempre questi in costume perfetti. E tu magari stai a casa, ti sono la merenda il pomeriggio e dici no. Ti senti in colpa con la tua merendina. Quindi giravo per i cartoni animati, ma vabbè. Brava, invece no, ottima scelta. Parte Pamela Anderson, chi c'è poi? Poi attenzione, perché le star di casa nostra, Sara sempre con le tra virgolette, dopo aver insomma in televisione, quello che sia, ma perché non mettere un piedino nella moda? Quindi non solo Belen ha presentato la collezione di moda in Perfect e il compagno Stefano De Martino ha sfilato tra forcine e mollette e gonne anche per in questo caso Richmond, ma va bene. Ma adesso anche Nina Moric avrà la sua linea di moda. Ma che è successo a Nina Moric? Scusa la parentesi, io ho visto sta togliendo i veri impianti di plastica che aveva fatto, ecco, okay. E ha detto che non ne ho effettivamente bisogno, era un sintomo della mia grandissima insicurezza, okay. E quindi piano piano ci vorranno ancora altri 6 mesi, dice, per ritornare più o meno normale. Ma scusa, ti ho interrotto perché mi sembra strano. Quindi insomma ha fatto anche lei moda, si è buttata nella... E quindi anche lei si sta buttando in questa moda, sarà che adesso è folgorata sulle vie di Damasco, ha fatto questo viaggio importante a Gerusalemme, la fede è importantissima, e anche se la fede è sempre sbandierata, a me non piace, ma è ovviamente un giudizio molto personale, vabbè. E adesso è anche fidanzata, Matteo Bobbi, un pilota 35enne, non di autobus, ma un pilota automobilistico, attenzione, e quindi è innamoratissima, ci sta forse un matrimonio, chissà se durerà almeno un mese questa storia, perché in genere dopo un mese già qua diventa tutto vecchio. È stuferella poi anche, sì, ma poi lei è anche quelli che sta, più che altro quelli che stanno con lei, che lei stava con... Credo sia un personaggio proprio facile, no, lei nella vita privata. Direi. Mi sembra abbastanza un peperino, uno che quando si incavola... Sì, impegnativa, sì, rischi di non, di non finire bene la serata. Difficile da gestire, esatto, d'accordo. Però per carità, lui è un pilota da automobile, quindi insomma uno
a scappare ci mette un attimo nel caso, esatto, e via, quindi è veloce, sì, è poi veloce. Sempre poi. Famiglia, tutto ciò che ruota intorno a Belen, Corona, parliamo di Cecilia Rodriguez, perché è, poverina, la sorella sfigata di Belen, nel senso che prova a fare quello che fa la sorella ma riesce male, quindi prova a debuttare in televisione ma non riesce, a fare pubblicità in cui viene oltretutto citata la famosa farfalla di Belen senza grande successo, segue in maniera pedissima quale orme di Belen, tanto che secondo quanto riporta il sito Social Channel, quindi la testata giornalistica scandalistica messa su da Fabrizio Corona e gestita dal fratello più piccolo di Fabrizio, affermano che Cecilia sarebbe in dolce attesa e quindi è rimasta in Argentina con l'avvocato e fidanzato Sebastian Perez Blanco, e quindi non lo so, un avvocato di grido probabilmente, e quindi anche in questo caso sta cercando di tenere il passo con Belen in tutto e per tutto, ma devo dire con scarsissimo. Io la ignoravo, è grave? Non... è grave in questo momento, carissimo, perché ha fatto un calendario hot, infatti quindi... ok adesso non la perdono Cecilia, non ti ignorerò, mamma mia, no, colpa mia, colpa mia, non puoi ignorare no, direi di no, perle, queste no. cose così importanti per, fondamentali per la vita di sì. ognuno di noi, sì. insomma, sì, soprattutto di noi. Esatto, quindi insomma adesso anche lei forse la vedremo col pancione, sì. quindi diciamo ci prova, ma non riesce mai. Lei dovrebbe un po' imboccare una sua strada che non ha nulla a che fare con Belen. Si è rifatta anche il seno come Belen, ma non è, ma non ce l'ha fatta. No. E il sedere anche, ma non ce l'ha fatta. No. E quindi insomma dovrebbe forse iniziare a camminare un po' con le sue gambe, cercando di non imitare la sorella dopo un po', cioè per carità, vede che non riesce, quindi è un po' meno, un po' più, non so, sembra un po' più da patata. Un po' più da patatina lesta, insomma, poverina. Un po', sì, acqua e sapone, ma no. Sexy, come ma si no. Come vuol dire? Noiafa, ecco, sì. Sono proprio, povera. Cioè, per me la fa, chi è? Ci sento odore di patate al gratin, fenomenale! Ecco, questa è proprio Cecilia. E proprio, sta arrivando col pancione anche lei, perché mi immagino anche per lei delle copertine, sì, tutti pronti. Italiano, peraltro, la rivista è italiana, quindi sì, direi che... Sì, esatto, quindi non potevi non sapere. No, guarda, adesso lo so. Mi meraviglio di lei. Adesso lo so, ma sto entrando nel mondo del fantastico mondo del gossip in punta di piedi, Sì, tu devi entrarci venerdì alle 19:45 su Sky Euro con Celebrity Now, oppure la domenica sempre Celebrity Now ma su Cielo alle 13:30. Stavolta non me lo perdo, no, oggi esatto. Veramente oggi pomeriggio non me lo perdo, no, veramente stavolta fatta. C'è poi qualcos'altro? Poi, sì, ovviamente per i fan della coppia Boateng e Melissa Sasso, il matrimonio è dietro le porte. Sì, mi raccomando, prepariamoci, perché l'ex velina e il calciatore del Milan sono pronti a dire sì, per l'ennesima volta ce lo fanno sapere, ma non ci fanno sapere la data. E mi raccomando, questa è una notizia che ha rimbalzato per tutti i tipi di gossip. Come fare a non essere attenti a sapere queste cose? Non si può, l'uomo in gonna, buono, esatto, prepariamoci il vestito buono, prepariamoci insomma un po' di riso, perché presto si sposano, non si sa quando, ma si sposano. Beh, in bocca al lupo, come si dice, congratulazioni. Esatto, congratulazioni. Entrambe le cose, insomma. Ah, in bocca al lupo e congratulazioni. Per concludere, sì. Una pagina reale di Inghilterra, perché non possiamo non menzionarli, in quanto la Kate mi è in dolce attesa, partirà per luglio, e i duchi di Cambridge cosa pensano di fare in questo momento? Nella soleggiata Inghilterra, che è un posto dove tutti andiamo a svernare, sì, come si certo. suol dire, nella loro casa sul Mar del Nord, quindi non lo so, un freddo becco anche d'estate, dove il mare è sotto lo zero anche freddo d'estate. Becco è carino. Assolutamente così, hanno pensato di cambiare la posizione della piscina della casa e mettere in un posto più soleggiato, ma soprattutto al riparo dai paparazzi, perché Kate forse non si è ancora ripresa dalle foto in top che hanno fatto il giro del mondo. Che io non ho visto. E quindi, questo è gravissimo. È gravissimo. Ci hanno veramente massacrato con queste fotografie, effettivamente l'unica principessa, che ormai, anzi, duchessa di Cambridge, che si è fatta vedere le tette in giro per il mondo, foto che ritraevano anche i due mentre
erano intenti a cambiarsi il costume, per cui diciamo c'era anche molto di più, ma è stato fatto, è stato messo a tacere, mm-hmm. e quindi stanno cambiando poi la strada anche per entrare nella casa, per questo ci sono tantissimi, grande musica, ci sono grandissimi cambiamenti, ma la vera notizia è il principe Harry, che non, ha, non ne ha combinata una delle sue in questo caso, ma per tutte le donne single è lo scapolo più ambito del pianeta del 2013. Eh beh, tutti quei, no, per dire. È più ancora di Clooney, hanno, in questo, c'è una rivista che ha fatto questa lista, Town and Country, dove hanno messo Clooney tra i scapoli, anche se insomma ormai sono 3 anni e pensavo con Stacey Kibler, ma non si sposerà perché lui non è un uomo da alzare. E Principe Harry ha superato addirittura Matteo Marzotto, e questa cosa è quasi a dell'incredibile, almeno per, secondo me, per i nostri standard. Mamma mia. Ma così è. Insomma. Anzi, quindi, babba per via, tutte guarda. Le donne single, se proprio dovete rincorrere uno scapolo, c'è lui, c'è Harry, ci fa divertire, si fa fare le fotografie nudo mentre fa le feste a Las Vegas. E c'è uno che beve, balla, un sacco di, pure insomma, di è uno che... non mancano i mezzi. No, 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 assolutamente, no, è un viver, come si suol dire. Direi proprio di no. Grande, grande Alessia. Allora, io oggi ti ricordalo tu l'appuntamento e poi la prossima volta interrogami, vai, dillo tu. Allora, per questa sera 19:45 su Sky 1 con Celebrity Now, condotto da Selvaggio Lucarelli e Petra Loreggian, e la domenica alle 13:30 in Chiaro su Cielo. Cielo, che è praticamente Sky in italiano. Questo esatto. Sono quanto, quante ne sai? Quante ne so, cara Alessia. Buon weekend, grazie. Grazie anche a te e a tutti voi. Ci sentiamo venerdì prossimo. Perfetto, per parlare di gossip. Grazie, buon weekend. Ciao. Alessia Fedele, ciao ciao.